Oggi, amici carissimi, parleremo di un film veramente meraviglioso e che sono finalmente riuscito a riguardare. Sono contento di esserci riuscito perché non è tra i miei film preferiti proprio in generale, però tra i film degli ultimi anni penso sia uno dei migliori, forse addirittura il migliore. Devo ammettere che sono un po' in difficoltà su questo. Cioè, nel senso, non è proprio il migliore degli ultimi 10 anni, quello no, perché secondo me ci saranno 3-4 film che sono un po' più belli di questo, almeno dal mio punto di vista. Però se prendiamo i film degli ultimi 2 anni, o il migliore o comunque uno dei migliori di sicuro, anche se sono abbastanza sicuro che molti di voi non l'hanno visto, ma non perché, cioè non per colpa vostra, è che purtroppo questo film non ha avuto una distribuzione particolarmente elevata. È uscito in sala per fortuna, e infatti io l'ho visto in sala per la prima volta, però non ha avuto una distribuzione molto larga in proposito, almeno non in Italia. Comunque, vabbè, oggi parleremo di un film che adoro tantissimo e quindi... Ciao a tutti ragazzi, sono Cristian Altellini e darete benvenuto nel mio canale, Il Giovane da Cofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Drive My Car, diretto... un secondo. Diretto da Ryusuke Hamaguchi e tratto dal romanzo... scusate, racconto di Haruki Murakami. Non che vincitore dell'Oscar. Ah, scusate se ho fatto un po' sta cosa del... È che ho la pagina di Wikipedia qui aperta sul cellulare perché io con i nomi giapponesi sono un disastro. Cioè, se parliamo di Akira Kurosawa, vabbè, ormai quello me lo sono imparato a memoria perché Akira Kurosawa è uno dei più grandi registi mai vissuti, quindi lui chi se lo dimentica. O anche Hayao Miyazaki. Però se è un regista che conosco magari un pochino meno, ho difficoltà a ricordarmi il nome. E quindi ho preferito, per sicurezza, avere la pagina di Wikipedia qui a portata di mano. Comunque, prima di cominciare, una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate tutto questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, Drive My Car racconta la storia di... Aspettate, vado a leggere il nome del protagonista, eh? Secondo solo. Ecco. Yusuke Kafuku. Ok. Drive My Car racconta la storia di Yusuke Kafuku, che dopo aver perso la moglie per colpa di un malore improvviso, si trasferisce in un'altra parte della città per lavorare al suo spettacolo teatrale. E una volta qui comincia a stringere un particolare legame con una ragazza che si chiama Misaki, e che guiderà la sua macchina. Da qui il titolo appunto Drive My Car. Tra i due si svilupperà un rapporto molto profondo che aiuterà entrambi a superare i drammi della vita che li hanno accompagnati fino a quel giorno. Bene, passata parte la trama, vado a illustrare la mia opinione. Innanzitutto, sapete, una cosa che amo di questo film, non sapete qual è? Potrà sembrare un dettaglio irrilevante, per alcuni magari lo sarà, ma in realtà è un punto importantissimo, soprattutto se parliamo del cinema, è che questo film non è breve. Nel senso che il film dura 3 ore, non letteralmente perché ci va vicino comunque, se non ricordo male dovrebbe durare o 2 ore 57 o 2 ore 59, quindi vabbè, siamo lì, per arrotondare diciamo che siamo lì. Ed è giusto che duri così, è giusto che abbia questa durata. È uno di quei film che letteralmente, e scusate il linguaggio, se ne sbatte le palle di durare tanto. Ed è giusto che sia così. Parlando sinceramente, ragazzi, è una cosa che mi è sembrato passivo di tantissimi film, lo sapete qual è? Che ci sono film che proprio hanno bisogno di durare tanto, ma non lo fanno. Sono film che magari dovrebbero durare un 3-4 ore, ma non ci arrivano. Non ci arrivano, ma non perché le persone che li fanno non sono capaci di farli durare 3-4 ore, ma perché hanno paura che se durano troppo non escono al cinema. O meglio, se durano troppo, al pubblico non piacciono. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma dai, su. Cioè, a me dà fastidio quando fanno così. È una cosa che veramente non sopporto. Il film dovrebbe essere fatto in base a quello che vuole il regista, non in base a quello che vuole il pubblico. Se accontentassimo il pubblico e basta, uscirebbero solo film mediocri, che magari hanno un grande guadagno enorme, oppure non lo so, magari si immergono nella cultura popolare, senza avere una propria anima, senza avere uno spirito. Ed è anche per questo che questo film è così eccezionale, perché il regista, Ryusuke Hamaguchi, appunto, sì, guardate, ve lo dico subito, per tutto il... sono sicuro che capiterà di nuovo, quindi ve lo dico subito, per tutto il resto del video, ogni volta che vorrò nominare il regista, guarderò dal cellulare, quindi ve lo dico subito, se vi dà fastidio, scusate, ma purtroppo il nome non riesce a entrarmi in capa, colpa mia. Ma comunque, dicevo, Ryusuke, dai, Ryusuke Hamaguchi, ecco, appunto, riesce a prendere un film e a farlo suo tramite una regia che magari non è particolarmente incisiva, però funziona. È un film che ha la sua durata, è giusto che sia così. È un film molto profondo, che se ne sbatte di durare tanto, perché è un film che vive anche di questo, una durata, un film che ha in questi eventi molto lunghi, e ammettiamolo, anche un po' lenti, perché in effetti il ritmo del film è molto lento, ma nel senso buono del termine, perché è uno di quei film che appunto
tramite la sua lentezza, permette un'esplorazione fluida degli eventi stessi e delle emozioni che i personaggi vivono in quegli eventi. Insomma, tramite tutto questo, Ryosuke riesce a... Ryosuke riesce a trasmetterci l'anima dei suoi personaggi. Prendiamo per esempio il personaggio protagonista, Yusuke. Yusuke per tutto il film è depresso, perché è morta sua moglie, ma non nel senso che poteste pensare. Lui vive con un senso di colpa, perché sua moglie non è morta perché era ammalata da tempo, è morta all'improvviso. Non era una malattia... Non è una malattia che è durata nel tempo, come, non so, tipo un cancro o la leucemia o cose del genere, no. È stata una cosa improvvisa. Francamente non mi ricordo il termine della patologia che ha colpito la moglie. Questo perché sono io un esperto in proposito, quindi scusatemi. Però ho scoperto che è una cosa che può colpirti sul momento. Tra l'altro so che c'è anche un o meglio c'era, perché ormai parliamo di un tizio che è morto molto tempo fa. C'era un teatrante, un uomo che faceva spettacoli teatrali, che appunto è morto di questa stessa cosa. E all'improvviso, tra l'altro, aveva anche 32 anni, povero uomo. Non vi dirò il nome della persona perché è un esempio a parte, quindi non approfondiremo. Ma il punto è che... Punto è Yosuke non vive in questo dramma perché ha perso sua moglie, ma perché è convinto che sia morto per colpa sua. Perché lui pensa, o meglio sa, perché in effetti devo ammetterlo, per quanto io sia stato dalla parte del personaggio per tutto il film, in effetti è vero, se Yosuke fosse stato lì, forse sua moglie si sarebbe potuta salvare. Non dico che si sia potuta salvare per forza, però... Considerando che non sono esperto nel settore, magari che la possibilità di salvarlo ci sarebbe stata. Ma comunque, andando oltre questo punto, dico: il punto è che Yusuke non era lì con lei quando è successo. Lui lo sa, ne è consapevole, quindi si sente colpevole. È convinto che sia morto per colpa sua, e questa cosa lo fa stare male. Sebbene sia parzialmente giustificato, perché in realtà Yusuke aveva appena scoperto che la moglie lo tradiva, ed era per quello che non era insieme a lei. Perché non sapeva come affrontare questo discorso. Capite? È un personaggio che, pur essendo parzialmente, e molto parzialmente, ammettiamolo, giustificato, è allo stesso tempo consapevole di aver sbagliato e si sente colpevole, pur sapendo che comunque non avrebbe potuto cambiare tantissimo, perché è comunque una cosa che colpisce all'istante, quindi non si sa se si sarebbe salvato oppure no. Ma il fatto è che lui avrebbe potuto fare qualcosa, ma non l'ha fatto perché non aveva avuto il coraggio di affrontare quel momento difficile del loro rapporto, gli crea un senso di conflitto interiore che solo grazie all'amicizia con Misaki riuscirà a superare. A sua volta lei vive nella consapevolezza di non essere riuscita a fare abbastanza per sua madre. Lei, infatti, Misaki, l'altro personaggio protagonista di questo film, vive in questo profondo dramma personale derivato dal fatto che sua madre è morta e lei non è riuscita a salvarla. Ammetto che in questo punto di vista è un po' più sottile, perché in effetti qui parliamo di una cosa avvenuta per un cataclisma naturale, quindi non è davvero colpa di Misaki. Anche se comunque il personaggio poi rivela di non averla salvata perché lei stessa non, sul momento non ebbe la forza di agire. Ma io penso che in fondo tutti noi avremmo agito così. Ognuno di noi quando si trova in una situazione che guarda da lontano pensa: io avrei agito in questo modo, io avrei salvato. Ma ragazzi, la verità è che noi non sappiamo se agiremmo davvero. Siamo tutti bravi a dire: ah, io agisco, io sono un eroe, io ti avrei salvato. Quando poi uno si trova di fronte a una situazione del genere, come fa a sapere se agirà davvero? Chi ci assicura che non avremo paura? Che la paura non avrà la meglio su di noi? Non possiamo saperlo. Tanto questo è un altro punto interessante, perché questo film, ammetto che questo non è uno dei punti centrali del film, però mi ha fatto riflettere, mi è piaciuta questa parte di Urosuke che ha voluto mettere in mezzo questa cosa, questo dilemma sull'agire o non agire. È una parte sottile del film, non tra le più importanti, ma mi ha fatto riflettere, quindi volevo parlarvene per questo. Mi è piaciuto questo modo in cui il regista ha voluto farci capire che noi non siamo davvero eroi nella vita. Possiamo esserlo se agiamo, ma non è obbligatorio esserlo. E se non riusciamo adesso non vuol dire che siamo persone sbagliate. Vuol dire che siamo esseri umani, perché la paura fa parte della vita. Tutti noi abbiamo paura almeno una volta nella vita, e quindi il fatto di non riuscire ad agire quando magari ci è richiesto non vuol dire che siamo persone orribili. Ed è giusto che, anche se questa cosa ci ferisce, dobbiamo evitare che questa cosa ci blocchi la vita, ci impedisca di vivere. È una cosa molto umana, una parte molto, molto profonda, che è trattata in maniera non centrale, è vero, ma comunque il fatto che ci sia un accenno e in maniera così esplicita è una cosa che contribuisce alla bellezza di un film che comunque è bello lo stesso, perché la storia è strutturata bene, è lenta,
come dicevo prima, ma è una lentezza solida che influisce positivamente sullo sviluppo dei personaggi, sulla loro intimità, sul loro animo. Ci permette di esplorarli proprio splendidamente. E già contare un altro punto fondamentale, cioè che questo cast è pazzesco. Io vi giuro sono rimasto colpito dalla scelta del cast di questo film. So che ci sono tanti che purtroppo pensano che le persone asiatiche siano negate alla recitazione perché secondo loro sono inespressive. Non è assolutamente vero. Gli attori asiatici pazzeschi ce ne ha bizzeffe, sia recenti che non. E in questo cast sono tutti grandissimi. Io sono rimasto proprio a bocca aperta perché non c'è un'interpretazione pessima in tutto il film. Veramente. Alcune, ammetto, magari erano un po' meno percettibili perché magari più che di espressività vivevano più che altro di voce. Ma comunque parliamo di cose che sono fortemente influenti in modo positivo sull'interpretazione, quindi comunque si può dire davvero che siamo a grandi livelli di interpretazione in questo caso, tutti bravissimi. Tra l'altro sono rimasto molto male, vi assicuro, quando ho scoperto che l'attore protagonista non è stato candidato all'Oscar. Per me la candidatura se la meritava, magari non il premio, ma la candidatura assolutamente sì, perché l'attore protagonista è stato pazzesco. Infatti non vedo l'ora di vedere un altro film perché scusate, un po' di catarro. Non vedo l'ora di vedere un altro film perché uno dei tanti pregi del suo personaggio era proprio lui come interpretazione, quindi è stato straordinario. Insomma, arrivando al succo della questione, Drive My Car è un potente dramma, molto commovente, anche se questa è una questione più legata alla percezione, ma volevo dirlo lo stesso. Insomma, è un potente dramma che vive di personaggi ben scritti, molto profondi, e la cui umanità è trattata con una gran delicatezza, tramite anche una gran regia, che è appunto stata candidata all'Oscar. Insomma, un gioiello cinematografico che, ragazzi, spero davvero abbiate visto. E se non l'avete visto, recuperatelo perché è qualcosa di assolutamente meraviglioso. Veramente. Ryosuke Hamaguchi ha fatto un lavoro notevole nel realizzare questo film. Ci ha trasmesso l'anima dei suoi personaggi. Ci ha mostrato una storia molto profonda che, come continuo a ripetere, sì, è lenta, ma è una lentezza come appunto solida e affascinante, che contribuisce alla bellezza dei personaggi stessi. Insomma, è un film dalla poetica molto profonda e dalla grande bellezza cinematografica. E vabbè, non penso di aver aggiunto se non la mia votazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 9,6. E vabbè, per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. E rimanete connessi per le prossime settimane perché porterò altri film molto interessanti. Tra l'altro so che molti di voi aspettano con ansia sia la recensione su Guerre Stellari che quella su Savo Desolato Ryan. Tranquilli, arriveranno. Arriveranno presto. Anche se devo ammettere che c'è un altro film ancora che vorrei recensirmi di questi due, ma non vi dico qual è perché voglio lasciarvi un po' nel dubbio. Magari no, non ve lo dirò. No, no, voglio che sia una sorpresa. Comunque, vedrete nei prossimi giorni. Ci vediamo prossimamente, arrivederci.